Queste patate venivano coltivate a mare della statale vecchia, dove c'erano le sabbie, dove c'è la sabbia. In più il nome Bellaria l'hanno preso perché chi le portava a vendere, i patatari, erano di Bellaria. I nomi te ne potrei fare diversi, quelli che hanno cominciato le patate di Bellaria a portarle nei nostri mercati, qui a Cesena, a Rimini, Forlì, per non dire anche in Alta Italia, so che mandavano molto a Trieste per esempio, le patate nostre qui di sabbia erano molto apprezzate, capito? Erano buone. Ma il nome di Bellaria, oltre, è perché chi le andava a vendere erano patatari. Chi andava direttamente il produttore, ma anche i commercianti stessi. Mio babbo era uno di quelli che produceva ma commerciava anche. La varietà, soprattutto che si produceva negli anni 60, 70, quando c'è stata la produzione, era abbastanza così, era una varietà bianca, che il seme proveniva dagli Abruzzi e aveva anche un altro vantaggio, germogliava poco, perché allora, parliamo sempre di quegli anni lì, non c'erano i trattamenti che si fanno adesso alle patate, gli antigermoglio. Allora chi faceva la provvista delle patate, che normalmente una volta si faceva la provvista, la famiglia comprava un quintale, mezzo quintale, quello serviva per l'inverno, meno germogliavano e meno si esaurivano. Allora i marinai che d'inverno pescavano il pesce, tante volte venivano da mio nonno, che lei era originaria del porto, ma abitava qua, aveva sposato uno di qua, perciò piantava patate. Allora venivano quelli del fiume, noi chiamiamo quelli del fiume del porto, no? E magari gli portavano il porto di pesce e venivano a prendere un cavolfiore o una verza o un cardo, capito? C'era il modo del baratto, sapevano che qua venivano a prendere una sporta di patate, perché là non le avevano, ti portavano un pugno di pesce, capito? La storia di Bellaria e le patate è soprattutto zona Cagnona, che Bellaria era già, bene o male, un pochino, era già edificata. Ci siamo rimasti io, che ne ho piantate 30 kg da mangiare per noi, mia sorella che c'ha la pescioncina, mio cugino anche lui così. Le piantiamo così, per soddisfazione, ma non per dire così, vengono buone.